Saluti dalle macchie delle coserie. Dopo una bella sfacchinata con la moto zap, abbiamo fatto tutto il lavoro, vedete, di tutta l'aria. Adesso andrà poi sistemata la terra, concimata, retamata, insomma le solite cose. Ma stamattina siamo anche scesi per piantare le cipolle. Questa è la cipolla rossa di Tropea, quella tonta, e questa è quella allungata. Questo è il mazzo classico che si vende. Questo mazzo costa più o meno 5 euro. Questo abbiamo pagato 6 euro, più o meno sono 200 piantine. Abbiamo già cominciato a preparare qualche solchetto e adesso pianteremo in questo punto, ecco, in questa pendenza qua, dove c'è un po' di luce e anche una terra buona, ecco. Abbiamo già fatto, vedete, le varie buchette. Io utilizzo questo attrezzo di ulivo artigianale che dura almeno 1000 anni. Allora, vedete, questa è la cipolla e si mettono in questo modo. Basta coprire la zolletta, non è importante andare troppo in profondità perché si possono sempre poi rincalzare mano a mano che si va avanti. Quindi si mettono così velocemente e poi con un po' di con le mani si può fare riempire la buchetta e le cipolle sono pronte. Poi chiaramente noi abbiamo messo anche un po' di letame giù, poi sarà messa anche ancora qualche cosa strada facendo. Molti utilizzano un sistema tipo a giardino, ecco, tipo a prato, per mettere le cipolle. Noi invece utilizziamo il solchetto più piccolo perché queste terre tendenzialmente hanno bisogno di essere un pochettino toccate con la zappa, quindi anche l'erba che nasce, quindi col sistema noi non lo possiamo fare perché sono terre più ostili, altrimenti poi diventa tutto un mando di cementate, ecco. Andiamo avanti, ne abbiamo almeno per 300 piantine, ecco. A voi tutti una buona giornata.